Si alza il sipario su una nuova stagione della Montepaschi Menzana Basket Siena, la stagione più difficile, così l'ha definita il GM Ferdinando Minucci aprendo i battenti e le porte del palazzetto di Viale Sclavo per la tradizionale conferenza stampa d'inizio stagione. Fino a poco tempo fa la domanda più ricorrente era: qual è lo scudetto più bello? E la risposta è sempre la stessa, il prossimo. Adesso ci troviamo costretti di riformulare il tutto. Qual è la stagione più difficile? La prossima. Se fino a poco tempo fa le priorità e l'attenzione erano rivolte verso la programmazione, la costruzione di una squadra competitiva con l'obiettivo di ottenere risultati importanti, adesso tutto è cambiato. Un orizzonte totalmente differente per la società cestistica senese, reduce da 7 titoli italiani conquistati consecutivamente nelle ultime 7 annate. La stagione 2013-2014 sarà l'ultima con lo sponsor Monte dei Paschi sulle maglie, la prima in cui l'Eurolega verrà giocata a Firenze per mantenere una licenza pluriennale nella massima competizione europea di pallacanestro, al fine di accattivare le attenzioni di nuovi investitori italiani e non solo. Nel frattempo il nostro impegno prosegue perché a noi non rimane altro che lavorare per garantire continuità a questo club. Dobbiamo risolvere molti problemi, tra cui la fine del rapporto alla banca Monte dei Paschi. Sono sempre situazioni complesse quando si arriva alla scadenza del contratto. A noi fortunatamente non accadeva da 13 anni. Non so se questo rapporto potrà proseguire in futuro, questo ovviamente non dipende solo da noi. Credo che per quanto ci riguarda non avremmo potuto dare al Monte dei Paschi più di quello che abbiamo dato in questi anni in termini di visibilità e risultati. Oggi in Europa Siena viene identificata non solo per la storia e per il palio, ma anche per il binomio Monte dei Paschi Basket. In questo momento ci stiamo muovendo per rintracciare nuove risorse. Andiamo a giocare l'Eurolega a Firenze per mantenere la licenza A, troppo importante per noi. E poi, nonostante il campanile, la Menzana, oltre a Siena, oltre che di Siena, è ormai la squadra della Toscana, come dimostrano le presenze al palazzo nelle gare casalinghe, quando ospitiamo numerosi appassionati e tifosi provenienti non solo dalla Toscana, ma da tutta Italia. Dunque il budget ridotto di oltre il 50% ha portato la Menzana Basket a vivere l'estate più difficile negli anni 2000. Ne consegue che il mercato, specie sul fronte delle entrate, è stato vissuto all'insegna del low cost, cercando di ottenere il massimo invece dalle uscite. Se ne sono andati grandi protagonisti come Banchi e Moss, accasatisi entrambi alla corazzata Emporio Armani Milano. E non ci sarà neppure Marco Carraretto, storico capitano dell'ultima stagione, l'unico giocatore ad esserci sempre stato nei 7 scudetti consecutivi. Di Siena. La loro eredità passa nelle mani di Marco Crespi, promosso capo allenatore, e Thomas Ress, il nuovo capitano. Penso che quando si fa questo lavoro non c'è pesantezza, ci deve essere solo il piacere di fare il proprio lavoro nel modo migliore, il trasmettere esigenza per far diventare ogni giocatore autoesigenza, quindi nessun tipo di pressione. Il primo giorno di scuola di solito tutti si dichiarano se sono americani excited o se sono italiani entusiasti. Credo che in tutti i casi per dimostrare l'eccitazione contano i fatti, non le parole. E penso che ogni giocatore per essere a Siena l'anno prossimo ha dimostrato di essere eccitato davvero perché l'ha dimostrato coi fatti. Seconda cosa, questa è una squadra interessante. Penso sia interessante per 3 motivi. Il primo per le abilità individuali dei giocatori. Il secondo per il momento della carriera dei giocatori, dei singoli giocatori. Qualcuno viene da una stagione magari negativa, qualcuno viene da una grande stagione per poter sognare di più, qualcuno cerca l'affermazione definitiva. Quindi avere tutti i giocatori che hanno una motivazione interessante è qualcosa che rende omogenea la squadra. E il terzo motivo, perché si parla tanto di giocare flessibili, giocare in modo versatile, il nostro obiettivo sarà giocare in modi diversi con i quintetti differenti in campo, e credo che le caratteristiche e la motivazione di questi giocatori possa renderlo possibile. È una grande responsabilità dopo anni di grandi successi, ovviamente tante coppe alzate. Sicuramente l'obiettivo è di alzarne una anch'io tutto da solo. L'anno scorso l'ho fatto insieme a Marco, che purtroppo non ha trovato un accordo, però gli auguro sicuramente il meglio di trovare una sistemazione più presto e di riuscire in tutto quello che fa nella vita. Io sono molto onorato di essere qua di nuovo, a cominciare con questi ragazzi giovani, visto che sono veramente più vecchio adesso.
però no, sono contento di essere qua. La Menzana 2013-2014 in ottica spending review dunque ha soprattutto il volto di Daniel Hackett, elogiato durante la conferenza stampa dallo stesso Minucci. L'MVP della Coppa Italia e della finale Scudetto ha scelto di rimanere a Siena riducendosi drasticamente l'ingaggio e dicendo no a molte e onerose offerte. La nuova squadra dovrà necessariamente ripartire da quei valori di amore e di attaccamento a Siena e alla Menzana che Hackett ha dimostrato in maniera incondizionata. Sì, non è stato facile, c'erano altre squadre che bussavano alla porta, Milano che ha fatto un forte pressing fino agli ultimi giorni, ma la mia volontà era di rimanere a Siena e quindi ho trovato un accordo col capo e ne vado fiero e sono contento perché al di là di tutto lui è una buona persona e ci tiene a me, me l'ha dimostrato. No, i tifosi non vanno fatte promesse, ma i tifosi non mancano a Siena. Questa città ha una passione per la pallacanestro enorme, quindi so che risponderanno alla grande. Siate pazienti, dateci tempo di svilupparci e poi posso garantire che noi ci impegneremo a onorare la maglia e onorare il nostro lavoro.